Salve a tutti gli amici di TechDifferent, siamo qui con la nostra recensione del TV LED Viera Panasonic modello TX50DX800, ovvero l'ultimo presentato dall'azienda. Bene, rieccoci col TV LED Viera 50 pollici, modello DX800. Come vedete siamo sul browser Firefox, sono connesso in Wi-Fi col mio televisore e il banner alla destra del nostro sito vedete che appunto parla di questo televisore. Televisore che presenta un'estetica davvero eccezionale, in pratica è tutta in metallo la cornice, ma anche i supporti, logicamente i supporti che sono a forma di triangoli e che supportano appunto il display del televisore che è a mo' di altalena, diciamo. La particolarità principale che vedete è che non ha le casse audio integrate, ma sono appunto quella soundbar che vedete appoggiata al mobile. Adesso farò scrolling sul nostro sito per farvi vedere la fluidità e la velocità di caricamento internet. Eccolo qua. Io lo sto facendo col telecomando normale, ma in dotazione c'è anche il secondo telecomando con il touchpad e anche con il microfono per i comandi vocali, quindi molto più pratico per navigare in internet. Questo monitor, vi ricordo che ha una risoluzione 4K Ultra HD, HDR, supporta il 3D, poi ha un'unità pannello BMR 4K IFC da 2000 Hz, quindi molto importante. Ma andiamo a vedere il menu principale. Il menu principale è classico con tutte le opzioni personalizzabili, immagine, audio, rete, eccetera. Adesso le scorrerò un attimino per farvele vedere. Vedete che ogni impostazione che andremo a o che vorremo cambiare ci appare sulla sua destra di quella selezionata, logicamente, un bannerino che ci indica cosa andremo a cambiare. In questo caso, Intelligent Frame Creation consente di compensare automaticamente le frequenze dei fotogrammi. Ottimizzatore della risoluzione, noise reduction, impostazioni 3D, impostazioni schermo, opzioni, andiamo a vedere ulteriori opzioni. Non ho connesso per adesso nessun dispositivo esterno, altrimenti potremo andare a cambiare anche queste opzioni che sono logicamente disabilitate. Poi torniamo indietro, adesso ho tenuto HDMI, torniamo indietro, andiamo avanti alla parte audio che si può personalizzare, logicamente musica standard ambiente oppure utente, ovvero personalizzata. I bassi, equalizzatore, bilanciamento, il surround, visto da surround diffuso oppure spento, incremento dei bassi, ovviamente speaker come uscita audio, oppure possiamo selezionare anche le cuffie o altri accessori, o l'home theater ad esempio. La distanza di speaker dal muro, guida vocale, ingresso HDMI, impostazioni originali. Guida vocale è molto importante soprattutto per chi ha problemi un po' di vista, allora con la guida vocale si può accedere tranquillamente a tutti i servizi. La connessione di rete, logicamente, che vi ho detto che è Wi-Fi, ma è anche Ethernet, infatti c'è l'ingresso Ethernet, logicamente, nel pannello posteriore. Il nome del televisore 50DX800 Series App TV Remote ci permette di gestire il televisore tramite il nostro smartphone o tablet. Il TV Anywhere cos'è? In pratica ci permette di programmare una registrazione di un programma e vedercela poi sull'app TV Remote, ovvero ci permette di vedere, magari siamo in vacanza. Ci permette di vedere il programma che abbiamo registrato a casa, ovviamente connesso alla rete internet di casa, sulla nostra applicazione. Poi abbiamo altre impostazioni, mirroring, logicamente,
Poi abbiamo l'aggiornamento software e il messaggio nuovo software che consiglio di attivare qualora avessimo un aggiornamento, se lo dice subito timer. Poi impostazioni, Eco Navigation ci permette di impostare le opzioni di risparmio energetico. Vedete quante sono: risparmio di energia, sensore ambientale, via link, spegnimento link, eccetera. Potete personalizzarle come volete. Tornando a noi, ancora impostazioni, impostazioni di comandi vocali, installazione dispositivo USB. Possiamo dunque collegare anche un hard disk esterno per registrare film, programmi, eventi sportivi, eccetera, direttamente dal TV. Controlla il touchpad Viera, configurazione Bluetooth, la lingua, la sicurezza per i bambini, logicamente i pin per bloccare certi canali. Impostazioni schermo, vedete quante impostazioni possiamo andare a toccare. Menu sistema, impostazioni originali per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Altre impostazioni, proprio due impostazioncine, però una, la prima qua, carica USB in standby, vuol dire che quando il televisore è in standby, se connettiamo un cavo USB e il nostro smartphone o tablet, permetterà il caricamento appunto dello smartphone o tablet collegato al TV. Una cosa davvero interessante. Torniamo ancora a noi, aiuto, info su Firefox OS, qui ci dà tutte le informazioni sul browser, e poi molto importante è Help, ci apre questa schermata che ci permette di vedere il manuale utente, la schermata iniziale, personalizzare la schermata iniziale, la visione, tutte le impostazioni. Ancora c'è il manuale utente, c'è anche la sezione domande e risposte, vedete, molto semplice, molto anche da navigare, da capire, è semplicissimo. Vedete media player per riprodurre musica, filmati, foto, video, connessione dirette per connettere anche via DNA, le funzioni TV Anywhere, Mirroring, Viera Link, sicurezza bambini. Vedete, è una specie di menu rapido, ecco, per vedere, per avere tutte le informazioni necessarie. Menu guide, vedete qua che ci dà le domande e risposte, immagine, televisione digitale, eccetera. In base all'argomento abbiamo le domande e risposte, molto molto utile questa cosa. E infatti io apprezzo Panasonic anche per questo. Torniamo a noi, vedete, siamo tornati alla schermata principale, ho pigiato il tasto home sul telecomando e abbiamo queste quattro icone: diretta TV, apps, le applicazioni installate, dispositivi collegati via Bluetooth, apps market. Andiamo alle applicazioni, vedete quante ne abbiamo già preinstallate sul nostro Panasonic DX800, Netflix, YouTube, Infinity, registrazioni per registrare appunto programmi, anche il multifinestra che andiamo a vedere rapidamente, poi lo vedremo poco più avanti più in dettaglio. Siamo ritornati alle applicazioni preinstallate, vedete quante ce ne sono, il meteo, anche il canale meteo, calendario, andiamo a vedere il canale meteo, ad esempio quello di default. Una volta caricato ci dà appunto i gradi e quant'altro, non è impostato nella località, però possiamo andare ad impostarlo tranquillamente. Vedete che abbiamo Roma, possiamo andarlo a selezionare, ma non solo Roma ma anche altre città, oppure scrivere il nostro paese appunto dove viviamo per avere le informazioni meteorologiche subito a portata di mano. Torniamo ancora alle applicazioni, eccole qua, una panoramica, queste sono quelle già preinstallate. Game 3 TV per i bambini, che permette appunto di giocare senza scaricare nulla perché è preinstallata con qualche giochino preinstallato, eccolo qua, una ruota di giochi per i bambini che possono interagire appunto col televisore. Quindi anche da questo punto di vista Panasonic ha dedicato questo spazio ai bambini.
andiamo a vedere l'Apps Market, scusate, e qui abbiamo tutte le applicazioni divise in categorie gratuite e non, da scaricare logicamente sul nostro televisore. Dovremo creare logicamente un profilo utente online sul sito dedicato e poi potremo scaricare le applicazioni. Comunque lo scaricamento è immediato, su pochi kilobyte logicamente, a meno che si tratti di giochi. Torniamo indietro un attimino, scusate, ho sbagliato a pigiare il bottone. Apps Market, andiamo sulla sezione bambini, eccola qua, abbiamo dei giochetti che possiamo scaricare tranquillamente, altri giochetti in più a quelli che abbiamo visto pochi istanti fa, poi social network, notizie meteo, salute e benessere, eccetera. Tornando a noi, andiamo ancora nella schermata, torniamo alla diretta TV, possiamo muovere appunto le icone anche della schermata home, oppure aggiungerne altre o toglierle. Andiamo su applicazioni, adesso vediamo un'altra funzionalità, ovvero sul telecomando abbiamo il tasto dedicato Netflix, che ci permette un accesso rapido appunto a Netflix, alla piattaforma streaming che è sbarcata quasi da un anno in Italia e che è apprezzata soprattutto per le serie televisive. Usciamo, torniamo ancora un attimino a vedere la diretta TV. Qui siamo sul canale principale, come vediamo ci esce la risoluzione automatica 16 noni, possiamo impostare logicamente il formato come meglio piace a noi. Andiamo a vedere la multifinestra, la riprendiamo da prima e vediamo che sulla sinistra abbiamo l'ultimo canale che abbiamo visualizzato e sulla destra abbiamo un elenco di canali e man mano che li scorriamo ci appare la finestrella sotto quello che c'è in effetti in onda. Vedete che abbiamo RTL in questo caso sul lato grande e Italia 1 nel riquadro piccolo. Adesso andremo a pigiare il tasto OK. Cosa succede? La schermata si inverte, ovvero sulla schermata principale avremo quella di prima che era la secondaria, quella piccolina, il canale piccolino, Italia 1 in questo caso e RTL. Andiamo ancora a fare una prova, vedete che cambia appunto schiacciando il tasto OK. Bene, questa è una funzionalità aggiuntiva che non è male per fare il switch diretto dei canali. Torniamo al nostro browser, andiamo in conclusione, diciamo che questo TV logicamente è un TV top di gamma, davvero molto molto interessante, lo consiglio davvero anche perché il prezzo è davvero eccellente, ve lo propongo qui di lato alla registrazione. Bene, direi che ormai è tutto per questo televisore davvero eccellente, ve lo ricordo ancora, TV LED Viera TX 50DX 800, un televisore di stile con un design davvero eccezionale e poi ottima la mossa secondo me di porre le casse audio sulla soundbar perché rende appunto un effetto migliore e con un audio davvero molto molto avvolgente, molto performante. Quindi oltre alla qualità del pannello che è eccezionale, anche la qualità audio non è da meno. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, un saluto a tutti ed alla prossima, ciao.